Salve a tutti amici artisti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un nuovo unboxing. Mi è arrivato un pacco che aspettavo già da un po' di tempo. Quindi non perdiamoci in chiacchiere e partiamo con l'apertura. Allora, eccoci qua e apriamolo. Ci siamo. Procediamo con l'apertura dei singoli sacchetti. Allora, è uno. Già parte a sufficienza. L'ultimo pacco. Vediamo dopo con calma. È uno. Secondo sacchetto. Un po' doppio. Devo capire dove non c'è dentro la moneta, così avrò problemi. Non voglio intaccare una cosa per un'altra. Tac, è così che taglio. Si taglia un dito. Prendiamo la moneta, eccola qua. Ma la guardiamo dopo pure questa con calma. Terzo sacchetto, mi sta bene, più facile da... L'ho messo più male. Certo, però è il contenuto che è importante. È quello che fa la differenza. Il sacchetto è relativamente importante. L'imballaggio sì, ma il contenuto è ancora più importante. Allora, uno, sempre guardiamo dopo. Cosa ci stai nascondendo? Sono già soddisfatto. Due, passa avanti. E questo è poi il pezzo forte. Ah, ma lo guardiamo dopo. E lo metto così. Adesso guardiamole una alla volta. Partiamo dalla prima. Questa qua arriva direttamente da Venezia. Allora, vediamo un po'. Infatti c'è scritto, è più che una moneta, si tratta di una medaglia. Infatti c'è scritto anche medaglia e patrimonio. Uno e due. Da quest'altro lato c'è Piazza San Marco. E si può guardare quello che effettivamente si trova in Piazza San Marco. Molto bene. Ora vediamo la seconda moneta, ed è questa qua. Allora, questa qua dovrebbe essere, o meglio, è la moneta del Trono di Spade, quella che riceve Arya Stark. Questo qua dovrebbe, penso, probabilmente rappresentare l'uomo senza volto, perché vabbè, chi conosce la serie sa a cosa mi riferisco. Poi invece c'è scritto... Allora, Valar Morghulis, Valar Doeris, che dovrebbe significare tutti gli uomini devono morire o tutti sono mortali. La dicitura sta qui intorno. Terza moneta, questa qua. Allora, si tratta di una moneta americana, è il penny bufalo, perché
una delle due facce è rappresentato il bufalo da questo che denomina moneta. Allora, questa moneta è abbastanza particolare perché secondo me si tratta di una riproduzione, in quanto l'altro lato non dovrebbe avere questa rappresentazione, sembra più una raffigurazione egiziana. Allora, io ripeto, tendo a pensare che si tratti di un falso, una riproduzione, però se qualcuno che sta guardando il video, che mi segue, ne sa dire di più, lo può scrivere nei commenti e me lo dice, così che ne ho conoscenza anche io, perché comunque c'è sempre da imparare, soprattutto in numismatica non si può sapere tutto. Adesso guardiamo la quarta e quinta moneta. Anche queste qua sono monete americane. Allora, queste qua, le ultime, sono monete abbastanza particolari e sono monete abbastanza spinte, succinte, quindi se ci sono bambini che stanno guardando il video, fermatela adesso, è meglio. Allora, guardiamo la prima, ed è questa qua, è uno. Allora, da questo lato c'è l'aquila americana, infatti c'è scritto pure tutto quanto, la classe americana, un dollaro, unità d'estate, eccetera eccetera, America, insomma la rappresentazione della classica moneta americana. Dall'altro lato invece, sorpresa, troviamo l'immagine di un personaggio manga, una donna. Certo, la moneta è molto bella, e anche se anche questa me la riproduce, infatti 1881, e in quel periodo ovviamente non si facevano monete del genere, la raffigurazione che c'è sulla moneta è moderna. Ed è la prima. La seconda, ancora più spinta. Il primo lato è uguale all'altra moneta che abbiamo visto prima. Ed è questa qua. E c'ha tutte le caratteristiche della classica moneta americana, come l'altra. Questa qua, bollino rosso, bollino rosso, perché è anche peggio di quella. Allora facciamo così, ci metto il dito sopra, così la svegliamo piano piano, vediamo bene. E la ragazza in questione è questa qua, che rappresenta tutte le sue grazie, tutta la sua bellezza. Anche questa dell'81, ma ovviamente la moneta è moderna. Penso che si possa apprezzare abbastanza. E ok, soddisfatto. E sono due. Allora, a questo punto, sesta moneta. Questa moneta la circo da un po' di tempo, meglio questo tipo di moneta, perché è in euro, ma ovviamente, come le ultime che abbiamo visto, non è a corso legale. Si tratta di una moneta in euro, ed è da 6 euro, o 6 euros, per essere più precisi. E adesso vediamo pure il perché. Come ho già detto, questa qua è la peggiore della serie, secondo me. Come peggiore nel senso più spinta ancora delle altre. Quindi adesso la guardiamo, la vediamo e ci divertiamo. Allora, questo è il primo lato, è quello più comune. La moneta da 6 euro non esiste, come detto io, 6 euros. Infatti c'è scritto anche 6 sopra. È bello perché è proprio luccicante. Adesso sveliamo il pezzo forte, metto il dito davanti, sorpresa. Ecco qua, eh sì, e questa è la moneta famosa in da 6 euro. Certo che è ben fatta, vero? Ok. Vabbè, nella mia collezione non poteva mancare, ci voleva giusto che avesse anche questo.
Spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre vi chiedo di mettere like, commentare e condividere il video, ditemi nel sondaggio quale di queste monete avete preferito, personalmente la mia preferita è questa qua. Ok, non fermate ancora il video perché adesso vi mostrerò le foto delle singole monete che ho fatto. Se conoscete altre notizie e cose che riguardano queste monete ma anche altre, scrivetemele nei commenti perché interessano anche me in quanto sono appassionato di moneta numismatica. Al prossimo video.